Quarto Stato, opera realizzata dal pittore italiano Giuseppe Pellizza da Volpeto, 1901, artista del divisionismo. Iniziamo subito dal divisionismo, che è stata una tendenza artistica del periodo del post-impressionismo. Quindi diciamo che il divisionismo nacque parallelamente in Italia e in Francia. In Italia con Giovanni Secantini e Giuseppe Pellizza, che adesso andremo ad analizzare, e in Francia, noto anche come puntinismo, pointisme, con Georges Seurat e Paul Signac. Ora, due tendenze artistiche che partono dalla stessa ricerca pittorica, quella di utilizzare i colori puri, separati e stesi attraverso tanti piccoli puntini di colore. Quindi tutto ciò dava poi la possibilità allo spettatore di percepire, attraverso il principio della mescolanza cromatica, della mescolanza ottica, di percepire quel determinato colore. Quindi tanti puntini gialli e blu davano l'idea del verde, utilizzando quindi colori separati, ovviamente questi si ricompongono poi sulla retina dell'occhio di chi osserva. Adesso torniamo al dipinto. Quarto Stato, opera che segue un lungo iter progettuale perché è preceduta da una serie di bozzetti, sono due opere fondamentali, Ambasciatore della fame e Fiumara, primi bozzetti realizzati nel 1892. E dicevamo un'opera importante perché sicuramente porta in scena i lavoratori, perché in realtà rappresenta uno sciopero dei lavoratori che appunto avanzano in marcia verso lo spettatore, guidati poi, come vedete, da questi due operai in primo piano con giacca sulle spalle, e poi questa figura di donna col bambino in braccio, che dovrebbe essere la moglie del pittore, figure che guidano il corteo, dove si vede poi questa marcia, dicevamo, di lavoratori che si dirige proprio verso lo spettatore. Quindi è una marcia coinvolgente, come vedete c'è questo spazio di terreno vuoto all'interno del dipinto che dà proprio la percezione che i personaggi siano un po' a scala reale, e poi questa luce che dà un grande risalto alle figure. Il tutto realizzato, dicevamo, con la tecnica divisionista, quindi piccoli puntini di diverso colore in diverse direzioni, che poi danno la percezione, diciamo, dell'immagine. E ovviamente, se facciamo un salto nella storia, già nel passato erano stati trattati temi storici. Pensiamo al romanticismo con Delacroix, la libertà che guida il popolo, questa ribellione del popolo attraverso le varie classi sociali, oppure al realismo, gli artisti portarono già in scena la condizione dei lavoratori, degli operai. Pensiamo allo spaccapietre di Gustave Courbet. Quindi diciamo temi che erano già stati affrontati in passato, ma adesso tornano nuovamente al centro, come avete visto con il quadro di Giuseppe Pellizza. Quindi la questione sociale nel divisionismo diventa un tema con il quale l'artista doveva e voleva misurarsi. Dunque torniamo di nuovo all'opera. Quindi questa marcia in realtà simboleggia la fiducia che il cammino dei lavoratori avrebbe portato a un futuro migliore. Questo è un po' il significato del dipinto. Direi di concludere, ci vediamo alle prossime, grazie.